Buongiorno a tutti, buon sabato, buon Halloween, perché oggi è Halloween. Noi non facciamo niente di particolare, né oggi, né adesso, né stamattina, né stasera, né mai, perché Fede non è che interessa tantissimo Halloween. Verranno i bambini a suonare sicuramente come tutti gli anni, ma noi staremo in casa tranquillamente, anche perché non so da voi, ma qua sono abituati a fare i vandali. Un anno, vi dico solo questo, un anno di fronte a casa di mio nonno, ci sono tutti i pattumi della spazzatura e li hanno scaraventati e gli hanno dato fuoco. Quindi noi stiamo in casa tranquillamente e dimmi, ti interessa Halloween? Ma non abbiamo un costume, amore, non l'abbiamo preso. Sei ancora raffreddato? Compriamolo. E poi, come ho detto, è ancora raffreddato, quindi non mi va di farlo uscire ancora raffreddato. Quindi, fa lo stesso, tanto se è raffreddato uguale. Allora, come potete vedere, sono le 11:30, io mi sono alzata da poco. Stanotte io non sono stata molto bene, quindi stamattina ho dormito. Non so, ragazzi, è un periodo che non sto mai bene. Insomma, tra lo stomaco, il raffreddore, mal di gola, tosse, tutto quello che esista. E ho dormito un pochino. E adesso sto facendo colazione, caffettino ovviamente, e mi sto mangiando queste mille foglie glassate, dolce decoro in superficie con delicata finitura all'albicocca. Sono buonissime. Ne mangiate uno, già uno, due. Adesso prendo il caffettino e mangio altre due di quelle lì. A mezzogiorno non pranzo, perché ovviamente sono le 10:30 e sto mangiando quelle cosine lì con le sfogliatine adesso, quindi non mangio. E mio marito è a lavorare alla casa perché finalmente, finalmente è arrivata la caldaia, quindi possiamo fare lo shock termico per l'impianto pavimento e dopo possiamo mettere le mattonelle. Aspettate che vi appoggio perché così. Ok, allora intanto io mi prendo il mio caffettino. Fuori guardate che sole che c'è un sole magnifico, ma non fa caldissimo. Allora, ieri ho fatto un esperimento. Ho provato a tirare via, a sfoderare il divano in pratica, no? E l'ho tirato via solo dai due cuscini che sono riuscita a sfilare perché gli altri, praticamente, secondo me, la parte dietro del divano, è tutta unica con la penisola. Quindi a tirarla via devo praticamente sfoderare tutto il divano. Non lo voglio fare adesso perché è tra un po', comunque, quando andiamo nella casa nuova lo voglio tornare a fare perché tra il trasloco, lo appoggiamo sul camion, una cosa e l'altra, sì. Sporca di nuovo, ma ho voluto provare a lavare almeno i cuscini per vedere un po' come organizzarmi, se lavarli io e non ho fatto nessuna fatica a lavarli, ma si devono ancora asciugare da ieri pomeriggio. Quindi speriamo che andare a sera si asciughino, che posso metterli, posso insomma rimetterli nei cuscini. Se stavo dicendo organizzarmi, se farlo tutto io da sola con mio marito, insomma, sfoderarlo, oppure sfoderarlo e portarlo in lavanderia a vedere se riescono comunque in 2 o 3 giorni a lavarmelo e asciugarmelo. Secondo me loro ovviamente lo mettono in asciugatrice, ma io non mi fido perché uno, ho la lavatrice vecchia, due, il divano è nuovo, cioè ha 1 anno e mezzo, e quindi mi rompe se lo devo rovinare. Ovviamente in lavanderia sanno già come fare, quindi, perché comunque io lavoro di fianco alla lavanderia e vedo che tanta gente porta insomma le cose del divano da far lavare. Io ho provato a farlo io e vediamo il risultato. E niente, prendo il mio caffettino e poi dopo mi metto un po' sul divano, aspetto mio marito. Mi metto un po' sul divano, intanto vi preparo la pasta, farò un piatto di pasta. Ormai veramente non so se vi capita a voi dei giorni che
non sapete cosa far da mangiare. A me mi capita spesso perché non sai mai cosa fare. Pasta, carne, prendi una pizza, prendi un panino, prendi. Proprio ieri sera abbiamo fatto un po' di spaghetti aglio olio, ma erano proprio tristi. Quindi non so cosa far da mangiare, farò un po' di pasta e vedrò cosa preparargli. Vado a prendere il mio caffettino e le mie sfogliatine. Buonasera a tutti, sono a casa, ho mangiato, abbiamo preso una pizza per fare una cosa veloce e vi volevo far vedere il regalo che mi ha portato mia cognata, adoro, adoro, ed è Chanel, è un lucida labbra opaco, effetto matte, con la matita abbinata al rossetto, si chiama Blood Orange. 176, dopo ve lo farò vedere meglio. Adesso vado a mettere a posto un po' di cosine e poi vi faccio vedere subito il rossettino e la matita. Intanto io mando un bacio a mia cognata, a mio cognato e a mio nipote. Grazie tantissimo perché è bellissimo. Vado a ordinare, mettere a posto alcune cose e poi torno da voi con l'unboxing. Un bel bagno rilassante, bagno doccia rilassante. Il casino che mi lascia tutte le sere mio figlio e devo mettere a posto tutto quanto. Benissimo. Tutto in ordine.